benvenuti a tutti. Oggi è domenica, 17 aprile 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Umore capriccioso, ma che creatività. Con il plenilunio alto nel cielo ma mutevole e dispettoso, fate un sacco di progetti per non portarne a termine nemmeno un quarto, in parte perché andate fuori tema, in parte perché la crisi economica, ancora più drammatica per il vostro pessimismo e con le briglie che vi impone Plutone, vi impediscono quasi tutto. Vi sostiene, però, una splendida fantasia che, unita alla memoria, vi fa fare un figurone, sfoggiando un bagaglio culturale invidiabile. Se poi per turno o per emergenza il lavoro vi tocca anche oggi, saprete cavarvela in fretta, ritagliandovi comunque anche tempo libero da dedicare a voi stessi e alla vostra famiglia. Se avevate in programma un viaggetto o una visita a qualcuno, non è il caso di annullarla solo per questo ritardo, partite comunque stasera e per quanto stanchi arriverete in tempo utile per banchettare insieme a persone care. Il calore della famiglia è un vero toccasana per voi solitari, dallo sguardo eternamente malinconico. Le amiche contribuiscono al malessere generale, soprattutto quelle pettegole e in cerca di guai. E qualche guaio pure potrebbero procurarcelo se non sapremo tenerle a bada. Fortuna che c'è l'amore a consolarci con conferme di affetto e passione, l'attrazione non mancherà e potrebbe esserci anche un rapporto perfetto e qualche amore nuovo. Tentazione per le persone di una certa età di amori giovani. Oggi alcune persone potrebbero decidere improvvisamente di chiudere un rapporto di coppia o, più semplicemente, di respingere le pretese di qualcuno che davvero non li interessa. Non sarà proprio un giorno speciale sotto questo punto di vista. Siete pronti a cercare nel passato le ragioni di alcuni vostri insuccessi, dovete però essere sinceri con voi stessi. Qualcuno, più piccolo di voi, potrebbe improvvisamente farvi una dichiarazione e trarvi in imbarazzo, inutile nascondere che la cosa vi farà immensamente piacere, tuttavia usate la prudenza, soprattutto ora. Oggi qualcuno potrebbe tirarvi uno scherzo e ridere di voi. Fate un largo sorriso e decidetevi per l'autoironia. Se non altro avrete la simpatia dei vostri amici e colleghi. Iniziate a pensare da single. Nel vostro futuro prossimo ci sarà un periodo di solitudine, ma non temete, l'amore arriva quando meno ve l'aspettate. Fiori e bigliettini romantici. Questo vi manca in questo momento. Preferireste qualche attenzione in più da chi è da un bel pezzo che non vi fa più sentire il suo calore. Se l'amore in mattinata sembra lontano da voi, già dal primo pomeriggio sentirete l'ebbrezza del vento dei sentimenti. Approfittatene per passare un po' di tempo con la persona a cui tenete. Amori che tornano, questo sarà un motivo speciale per la vostra giornata, soprattutto se siete nati di mercoledì. La Luna e Venere favoriscono oggi i ritorni di fiamma. Se siete single, oggi, risparmiate ogni sforzo, Venere non vi aiuterà. Se in coppia oggi evitate di incontrarvi con il partner, potrebbe essere una giornata monotona. Investigate un po' riguardo a cosa vi stanno offrendo in cambio del vostro tempo, ma soprattutto a quello che pretenderanno da voi in futuro. Non dovete necessariamente accettare qualsiasi offerta, potete anche rifletterci meglio e chiedere maggiori delucidazioni per essere più sicuri. Non siate gelose o possessive in amore. Sia che si tratti di un rapporto di amicizia o di amore, dovete riconsiderare la vostra posizione prima che mini la vostra felicità. Questa giornata vi chiede di fermarvi dopo una settimana piuttosto lunga e faticosa. Per fortuna oggi è domenica e avete la giustificazione per non affaccendarvi più del dovuto, trovando l'occasione di ricorrere e ottenere il meritato riposo. La vostra connaturata operosità, certo, non vi fa stare fermi ugualmente e, sia pure in famiglia o nella vostra dimora di abitazione, sentite sempre il bisogno di dare una mano, di sistemare meglio, aggiustare quel che vi sembra in disordine. Il sole è ancora dissonante in un punto dello zodiaco a voi non congeniale, l'ariete, e vi fa barcamenare tra un bisogno di ozio e di quiete e il vostro classico, insaziabile desiderio di essere utili, di darvi da fare. Capricorno oggi è ancora un po' in tensione per tante cose, domenica sarà una giornata importante.
Questo è un periodo che dovrebbe riportare alla luce gli affetti più veri come la famiglia e le sensazioni più determinanti. Lo sanno in particolare i nati che avevano puntato molto sul lavoro e ora da poco si sono resi conto di quanto sia importante anche l'amore. Avete sicuramente perso di vista alcuni obiettivi fondamentali per voi, ma potrebbe anche essere la conseguenza della vostra maturazione. Non sempre si riesce a dare seguito a tutti i progetti, alcuni necessariamente bisogna lasciarli per strada. Tuttavia, non è sempre un male. È il normale evolversi delle vite di ognuno di noi. Cercate di essere fieri di quello che avete raggiunto e di come lo avete raggiunto. Giornata Snif questo domenica per voi, proprio il simbolo della croce, che se da un lato significa patimento, dall'altro rappresenta i quattro assi della ruota del sole col suo moto infaticabile. Dunque movimento anche per voi, anche se la giornata non promette felicità, piuttosto prove. Innanzitutto finanziarie, come sottolinea Saturno Sparagnino in seconda casa, ma anche personali, alle prese con ricordi, errori, dispiaceri che faticate a metabolizzare lasciandoveli alle spalle. A parlarvi del passato anche il Sole e Mercurio in quadratura e lo stesso fa la Luna piena nostalgica allo zenith, ricordandovi i momenti più dolci e le esperienze toccanti vissute insieme a qualcuno che forse siete stati voi ad allontanare o forse il destino. Amore ed Eros. Discussioni familiari con mammino o la suocera da un lato e voi con i vostri ragazzi dall'altro, insomma, il solito divario generazionale, un impantanamento dal quale non si riesce mai a uscire completamente. Provateci almeno, con una bella pulita alla casa, qualche fiore, un pranzetto gourmet, allontaneranno i tristi pensieri, dando un senso nuovo alla vita. Cari Capricorno, novità in vista sia nel lavoro sia nei rapporti sentimentali. Tuttavia, almeno in ambito lavorativo, dovrete non essere impulsivi. Usate bene la testa. Rischiate altrimenti di commettere errori fatali, imperdonabili. E di pagarne care le conseguenze. La vostra natura doppia vi trasforma. Da una parte teneri e dolci amanti, dall'altra insaziabili e vogliosi di nuove avventure. Venere Pesci in splendido aspetto vi fa rivoluzionare il vostro rapporto d'amore smussando i contrasti e rendendo più aperta e flessibile la comunicazione col vostro partner. Se siete single, accettate un invito in serata a casa di amici fidati, una persona speciale avrà il potere di risvegliare i vostri sensi. Lavoro e denaro? Giornata ideale per darsi all'arte e mettere alla prova quel talento estetico di cui magari non siete ancora pienamente consapevoli. Pasqua con formula austeriti, per salvare il borsellino e anche la linea, niente uova di cioccolato, perciò, né giochi per bimbi, solo libri, la cultura merita la spesa, e uova rassodate, tinte con colori vegetali. La sera nascondetele in terrazzo o in giardino, sarà un'esperienza nuova, innovativa e dietetica. La produttività non è al massimo, ma sarà quel tanto che basta per non far insospettire nessuno. Ciò che vi preme evidentemente sono altre questioni e ritenete giusto lasciare spazio ad esse. Saturno, pianeta che è collegato con gli studi, le prove intellettuali, i concorsi, transita quest'oggi in ottima posizione, specie se siete nati nella terza decade. Se siete sotto esame vi trovate al massimo della vostra lucidità. Benessere. 10 e lode per la salute ma non per la silhouette, avreste bisogno di asciugarvi un po'. E allora datevi da fare, oggi avete tutto il giorno libero, tappetino, pesetti ed elastici, ed ecco che anche senza iscrivervi al corso di ginnastica, ora che siete in fase di risparmio, anche il vostro salotto o il vostro terrazzo si può trasformare in una piccola palestra. La voce del tuo corpo tende a tacere a volte. Quindi dovrai aderire a un regime che non fluttua con ogni nuova idea che ti viene in mente. Quando devi motivarti, pensa alla tua salute come a un lavoro. Per lei, umore e ormoni si influenzano a vicenda, se non vi sentite padrone dei vostri nervi guardate il calendario. Per lui, non più dominanti ma dominati, se l'amore diventa fissazione perdete tempo, energia e chance. Riscuotetevi. Colore delle emozioni, grigio scuro. Barometro dell'umore, piovoso.
Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.